Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano e oggi sono qua per parlarvi un po' dell'Alta Via 1 della Valle d'Aosta. Questo perché l'ho percorsa tra l'estate del 2022 e l'estate del 2023 e da dopo che ho pubblicato i video qua su YouTube, in diversi mi hanno chiesto informazioni, anche su Instagram, e quindi sono qua per darvi un po' di consigli e darvi un po' di suggerimenti dopo che l'ho affrontata. Ci tengo già da ora a dire che questa non è una guida completa, sono semplicemente un po' di considerazioni dopo appunto che l'ho percorsa. E niente, iniziamo, ma prima parliamo un po' di questa Alta Via, giusto per inquadrare che tipo di Alta Via è per chi non la conoscesse. L'Alta Via 1 della Valle d'Aosta è un trekking di più giorni che parte da Donnas o Donnas, scusate la pronuncia, non so se si dice alla francese o all'italiana, e arriva fino a Courmayeur e si sviluppa più o meno su 193 km di sentiero. Ha un dislivello positivo di 14.100 metri e un dislivello negativo di 13.250 metri. E il punto più alto che si raggiunge è il passaggio sul Col de Malatra a 2.925 metri. Questa via viene anche chiamata l'Alta Via dei Giganti perché appunto costeggia e offre panorami sul Monte Rosa, sul Cervino e sul Monte Bianco, quindi sui grandi 4.000 della Valle d'Aosta. L'intero percorso è diviso in 17 tappe ufficiali, ma ovviamente potete programmare la percorrenza un po' come preferite in base alle vostre capacità e in base al tempo ovviamente che avete a disposizione. Bene, detto questo, vorrei darvi il primo consiglio, che è quello di non sottovalutare assolutamente quest'alta via. Questo perché a mio modo di vedere è un'alta via molto impegnativa, infatti ogni giorno ci saranno da affrontare diversi metri di dislivello positivo, perché nonostante il nome la definisca un'alta via, in realtà non è un tracciato che rimane sempre in quota, ma ogni giorno dovete affrontare il fondovalle, il passo successivo, in questo caso il colle come viene definito in Valle d'Aosta, poi riscendere alla valle successiva, e sarà così su tutto il percorso. Insomma, quindi avrete ogni giorno da affrontare tanti metri di dislivello appunto sia positivo che negativo, e quindi ci tengo già da ora a dirvi di stare molto attenti nel programmarla, perché se non siete molto allenati potrebbe rivelarsi un'alta via molto tosta e potrebbe anche causarvi qualche brutta sorpresa. Quindi mi raccomando, state all'occhio, programmate bene in base al vostro allenamento e studiatevi molto bene il tracciato, che è facilissimo perché sono sentieri molto facili, ma è molto tosto. Seconda considerazione da fare: in Valle d'Aosta non potete mettere la tenda, diciamo, per un bivacco notturno al di sotto dei 2500 metri, e anche per questo motivo io ho deciso di iniziare l'alta via anziché da Donnas, da dove diciamo comincia, ho deciso di iniziarla a Gressonnet Saint-Jean. Questo perché nella parte da Donnas a Gressonnet Saint-Jean purtroppo non ci sono molte possibilità di poterla mettere al di sopra dei 2500 metri. Poi all'epoca, quando mi ero informato per farla, avevo anche letto che questa parte è sicuramente meno bella rispetto a quella che va da Gressonnet a Courmayeur, quindi ho deciso appunto di togliere la prima parte di alta via per questo motivo. Ciò non toglie che purtroppo le ultime due o tre notti in tenda non sono riuscito ad arrivare ai 2005, ma ero appena sotto. Comunque state molto attenti, perché io nel 2022, quando l'ho iniziata, ho trovato sul sentiero la forestale, e se vi trova sotto i 2005 rischiate delle multe belle salate, quindi attenzione, rispettate questo vincolo perché non si scherza. E niente, appunto, considerate questa cosa se volete farla in tenda e così evitarvi magari 4 giorni di rifugi o alberghi con una tenda in uno zaino che diventa alla fine peso così portato in giro un po' a gratis. Per pianificare la vostra alta via io vi consiglio vivamente di sfruttare il sito LoveVDA, nel quale troverete un PDF specifico sull'Alta Via 1 della Valle d'Aosta. Appunto, troverete delle tappe che sono 17 tappe ufficiali già completamente piene di informazioni a riguardo, quindi con quella potete anche andare a pianificare le vostre tappe se non volete seguire quelle. Io ho usato tantissimo questo allegato per organizzare un po' le mie tappe, o almeno un'idea delle tappe che volevo fare, perché appunto è già super completo. Poi online trovate anche qualche blog che parla dell'alta via, ma secondo me come punto di riferimento questo qua è il migliore in assoluto, e ovviamente vi lascio il link sotto in descrizione, così se volete accedere più velocemente lo trovate già disponibile. Quarto consiglio che vi voglio lasciare è che potete effettuare questa alta via sia in tenda sia appoggiandovi alle strutture ricettive, perché ogni giorno passerete dai fondovalle, quindi troverete hotel, troverete affittacamere, B&B, ma anche dai rifugi, quindi potete veramente sbizzarrirvi e usare qualsiasi tipo di struttura.
Ovviamente potete anche sceglierla, diciamo, l'opzione ibrida, quindi fare un po' di notte in tenda e un po' in rifugio o in campeggio magari, e quindi c'è veramente la possibilità di programmare le tappe a seconda delle proprie esigenze, a seconda di dove si vuole andare a dormire. Quindi non vi preoccupate, vedrete che di soluzioni ne avete tantissime. Ovviamente se decidete di sfruttare rifugi e hotel, muovetevi per tempo per effettuare le prenotazioni o comunque per chiedere informazioni a queste strutture. Tutti i fondovalle, la partenza e l'arrivo dell'Altavia 1 della Valle d'Aosta sono ottimamente collegati con i mezzi pubblici, quindi non vi preoccupate che sia per arrivare, sia una volta finita per tornare a casa, o in caso doveste interromperla in qualsiasi punto, appunto in qualsiasi fondovalle, come ho fatto fra l'altro nel 2022, non vi preoccupate perché troverete dei mezzi per tornare a casa, diciamo così. Se volete arrivare, se volete partire da Donnas, ci arriva direttamente il treno. Se invece preferite partire in un punto un po' più avanti, come ho fatto io a Gressonè, si arriva ad Aosta in treno e da lì ci sono degli autobus che collegano le varie valli. E non è vero, ragazzi, piccola precisazione, per arrivare a Gressonè non è necessario passare per Aosta e prendere un mezzo, perché Gressonè si trova prima di Aosta, scusate. Così come una volta arrivati a Courmayeur potrete prendere un autobus per tornare ad Aosta, e da Aosta col treno si può andare, diciamo, a Torino o comunque in città più grosse e da lì collegarsi con la propria città. Quindi non vi preoccupate che è veramente ottimamente collegata e ci sono bus e treni, non dico tutte le ore, ma è molto capillare, diciamo, la copertura dei mezzi pubblici. Sesto consiglio che vi voglio dare è che, ovviamente, siccome state facendo un percorso che si sviluppa a quote abbastanza alte, perché appunto sarete mediamente tra i 2000 e i 3000 metri, quindi diciamo siamo belli in su, informatevi tutti i giorni riguardo al meteo, perché più andiamo in alto, più in caso di precipitazione o comunque fenomeni abbastanza forti, non sarà propriamente bellissimo trovarsi là in mezzo. Quindi mi raccomando, organizzatevi tutti i giorni per il meteo, studiatelo e valutate come muovervi. In più, sempre per il discorso quota, informatevi anche in quale periodo dell'estate poterla andare ad affrontare, perché trovandoci così in alto è anche facile che a inizio stagione, giugno, inizio luglio, si possono trovare ancora diverse zone coperte da neve. Quindi anche lì informatevi, magari prima di partire contattate i rifugi, contattate gli uffici di informazione turistiche per capire se tutto il percorso è percorribile, perché anche lì, se magari arrivate in un tratto esposto in alto in cui c'è neve e non potete proseguire, dovete scendere, circumnavigarlo e ripartire, che insomma non è proprio una cosa simpatica da fare. Quindi mi raccomando, meteo e presenza di neve. Settimo consiglio riguarda l'acqua. In tantissimi mi avete chiesto se si trova acqua sul percorso in Valle d'Aosta, se è facile reperirla. Io vi dico, ragazzi, andate tranquillissimi, ovviamente muniti magari di un filtro o di pastiglie per depurare l'acqua se vi piace di più usare quelle. Ma non vi preoccupate, appunto, perché su tutto il percorso troverete laghi, torrenti, tantissime fonti d'acqua, e comunque, male che vada, ci sono sempre i rifugi o i fondovalle in cui troverete dei bar. Quindi non vi consiglio di caricarvi lo zaino con tantissima acqua prima di partire. Io direi che un litro è più che sufficiente, perché appunto camminando e percorrendo vari chilometri troverete acqua veramente dappertutto. Ovviamente, se riuscite, anche lì studiatevi magari un pochino prima dove troverete queste fonti d'acqua, ma non vi preoccupate, perché appunto la Valle d'Aosta è una valle molto verde con diversi ghiacciai e di acqua ce n'è veramente tantissima. Ultimo aspetto che vi consiglio di tenere in considerazione è che non avrete segnale internet su tutto il chilometraggio dell'Altavia 1, quindi se avete bisogno di avere sul telefono mappe piuttosto che musica o qualsiasi altra cosa che vi serva, scaricatevela prima in modo da poterne fruire offline, perché appunto non c'è sempre segnale. Non rimarrete mai un giorno intero senza segnale, ma comunque ci sono delle zone, appunto essendo in alta montagna, che non ce l'hanno, il che non è un problemone, visto che stare un po' senza internet non fa così male. Bene, io, ragazzi, spero di esservi stato utile con qualche piccolo consiglio per questa Altavia, che vi consiglio assolutamente di fare, perché secondo me è un'Altavia veramente incredibile. Io ho fatto anche qualche Altavia in Dolomiti, qualche altro trekking lungo anche in giro per il mondo, ma vi posso assicurare che i panorami, i paesaggi della Valle d'Aosta sono veramente incredibili, e camminare appunto in mezzo a questi giganti, in mezzo ai grandi 4000 della Valle d'Aosta, è una bellissima esperienza. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi chiedo semplicemente di mettere un bel pollicione in alto qua sotto, che mi aiuterebbe tantissimo per la mia attività. E niente, noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo con un nuovo video qua sul canale. Ciao a tutti, ragazzi.